Un saluto a tutti cari amici di YouTube. Adesso voglio parlare di uno dei tanti misteri di epoca contemporanea. Nell'agosto del 1949, un giovane geologo, Vadim Kolpakov di Bodaibo, andò in una regione siberiana a Irkutsk. Lì trovò una struttura alquanto particolare una sorta di collinetta dall'altezza da un lato 10-15 metri lato superiore, nel lato inferiore 80-70-80 metri. Aveva un diametro di cono di circa 130-150 metri e una profondità interna di 10 metri. Sto parlando del cratere Patonsky. Prende il nome da un fiume nelle vicinanze. Poi alcuni dicono che il vero nome è Potonski. Situato sempre nella regione siberiana, sempre nella zona della Siberia, quindi sempre in Russia, regione Irkutsk. Questo giovane geologo incontrò un gruppo di Yakuti, sono pur sempre degli Inuit, il popolo che vive nelle zone artiche, che aveva parlato di stare attento, l'avevano avvertito che la zona dove stava andando era molto pericolosa, infatti neanche i cervi hanno il coraggio di andare di là perché sanno che è una zona maledetta. Io direi una zona alquanto pericolosa. Alcuni scienziati hanno trovato che da quelle zone escono dei gas, tra cui l'uranio e lo stronzio. Altri confermano che quel cratere apparteneva ad un vulcano spento, ma molti geologi dicono che da quelle zone di vulcani non ce ne sono neanche nelle vicinanze. Questi geologi che scartano l'ipotesi che il cratere Potonski si potrebbe essere un vulcano, altri dicono un vulcano di gas. Infatti, poco tempo fa ho parlato di gas come lo stronzio e l'uranio. Devo ammettere che ci sono anche altre teorie. Alcuni ipotizzano che sia stato un meteorite che si sia schiantato nel 1909 o nel 1908, non si sa di preciso, e che questo meteorite era un meteorite. Altri dicono che erano scorie di un meteorite perché tempo fa a Tunguska si schiantò un meteorite. Tunguska è nella regione di Krasnoyarsk, a 700 km da Irkutsk, dove si trova questo cratere che gli Yakuti considerano il nido di una gigantesca aquila di fuoco, perché secondo le loro leggende, un tempo, in tempi assai remoti, un'aquila di fuoco atterrò lì dove depose il suo uovo, facendo prima un nido. Infatti, guardandolo dall'alto, somiglia molto un classico nido di aquila.
Secondo alcuni ufologi, questa aquila di fuoco altro non era che una navicella spaziale aliena. Infatti ci sono molti ufologi che confermano che il cratere Potonski in realtà era stato fatto da un incidente di una navicella spaziale extraterrestre, di un cosiddetto UFO, oggetto volante non identificato. Alcuni dicono che all'interno di questo cratere si trova un oggetto grande 12-15 metri. Esiste anche un altro scienziato, un certo Igor Yermolaev, che sostiene che un tempo lì atterrò una sorta di siluro, qualcosa di grande, una struttura metallica che atterrò proprio lì. Però dice anche, scartando questa ipotesi, che si sono trattati di due meteoriti che si sono scontrati in quel punto l'uno dietro l'altro. Però ci sono vari geologi e scienziati che dicono che è impossibile che due meteoriti si vanno a impattare nello stesso punto a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro. Altre teorie dicono che in realtà si trattava di una miniera di cui andavano a lavorare degli schiavi sotto il regime comunista. Altri dicono che si trattava di persone che volevano nascondersi dalla dittatura di Stalin e abitavano lì in questi gulag, nascondendosi dal feroce dittatore russo. Sono varie le teorie che confermano questa ipotesi di nido d'aquila, così viene chiamato nido d'aquila di fuoco, prendendo il nome dagli Yakut. Ma il nome, il classico nome a questo cratere, Potonski, è dato dal fatto che lì vicino esiste un fiume che ha questo nome. Per questo motivo prende il nome anche il cratere. Ci sono altre cose da dire riguardo il cratere Potonski, che sopra non cresce niente, neanche un filo d'erba, ma attorno crescono alberi di conifere il più in fretta possibile. E questo fa pensare che questi alberi che crescono così in fretta sono stati considerati un po' come Chernobyl, di cui dicono che le piante lì crescono in fretta a causa di scorie radioattive. Ma nel cratere Potonski non ci sono scorie radioattive, o se ci sono, sono molto basse. Prendete tutto quello che vi sto dicendo a pari di teoria o favola moderna, che sono molte le ipotesi da confermare. Un altro geologo russo, Alexandre Portnov, conferma le teorie del famoso geologo Vadim Kolpakov, lo stesso che trovò questo cratere, il cratere Potonski. Anche se su Google devi cercarlo Patonski, però i russi, gli abitanti di questa regione, intendo dire Irkutsk, dicono che non si chiama
Patonsky, ma Potonsky, come ho detto prima, prende il nome da un fiume nelle vicinanze. Il fatto che lì si trova all'interno un oggetto di 12-15 metri mi fa pensare qualcosa di anomalo. E se poi esiste realmente questo incidente di UFO, questo incidente di oggetto non identificato, chi può dirlo? Solo chi sa la verità. In ogni leggenda c'è sempre un fondo di verità. Sarà stato lo stesso cratere, saranno state scorie del meteorite atterrate a Tunguska nel 1908. Oh, che poi sono atterrate anche a 700 metri di distanza in questo cratere di Irkutsk. Questo non si sa, però si sa che in quella zona è altamente pericolosa. Ci sono persone che scalando quella collinetta muoiono in circostanze misteriose. Uno scienziato scalando quella collinetta morì di infarto e nessuno seppe capire il vero motivo. Però vi assicuro che Vadim Kolpakov, Alexander Portnov e Igor Yermolev, che andarono lì più di una volta, sono usciti sempre illesi. E vi assicuro che gli alberi più antichi da lì vicino hanno circa 700 anni a questa parte. Alcuni confermano che già dal 1770 esisteva quel cratere. Alcuni dicono si tratta di un cratere vulcanico, altri dicono che si tratta dello schianto di un meteorite. Ma la realtà non tutti possono saperla. Può essere che gli Yakuti hanno visto la verità, ma essendo un popolo che non hanno tanta cultura, con tanto rispetto per loro, non sono stati capaci di spiegarlo. Chi può dirlo? Questo tra i popoli Yakuti, che sono pur sempre Inuit, un popolo selvaggio, dicono che si è trattato dell'atterraggio di un'aquila di fuoco, da cui loro lo chiamano il nido dell'aquila di fuoco. Bene, amici, prendete tutto quello che vi ho appena detto a pari di teoria o favola moderna. Fatemi sapere la vostra teoria, condividete con chi volete questo video, iscrivetevi se non siete iscritti. Ora vi saluto, con questo è tutto, un abbraccio immenso dal Gran Mitico.